Vediamo un pochettino se sono presenti qui lateralmente le insegnanti delle scuole che parteciperanno, elementari e medie, che parteciperanno alle sfilate del carnevale. Ci sono, spero di sì. Va bene. Ho detto che si respirava un po' questo clima carnevalesco, perché qualche maschera l'ho vista in giro, quindi ci bello, dà un po' bello quel sapore, quel colore del carnevale, sì, di ci proietta fisicamente con le maschere qui presenti a quelle che saranno le sfilate del 2, 4 e 8. Roberta, sì, arriva anche lei. È rimasta abbagliata. No, guarda che bei vestiti, bellissime bimbe. Sei rimasta così letteralmente catturata la tua attenzione da questi costumi meravigliosi. Buonasera, dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? No. Scusate, ero un attimo distratto. Beh, devo dire che mi hanno detto che le scuole sono forti da queste parti. Molto forti. Famosa e rinomata è la sfilata delle meraviglie, orgoglio della città di Manfredonia. Anche quest'anno una nuova sfida, un nuovo obiettivo per mantenere alto lo standard di questo carnevale. Che belle che sono. Eh beh, certo Roberta, l'agenzia del turismo sta puntando proprio su questo, su tutte le eccellenze del nostro paese, affinché il carnevale diventi proprio evento di Manfredonia. E tra un po' che vedremo anche qui, potete anche fare qualche passo Vediamo avanti. Se ci sono delle insegnanti, delle responsabili delle scuole, no, ci siete. Amico, se gentilmente salite celermente sul palco in modo tale che possiate. Ma una samba, se sbagliamo. Samba. Devi sapere che. Sì. Ecco qui, non sono timidi. Adesso loro. Dominique ci farà una solo. Maestra, professoressa, attenzione, già iniziano i primi richiami, professoressa non maestra, va bene professoressa, che scuola rappresentate? La scuola media Ungaretti, sono i costumi, alcuni dei costumi della scorsa sfilata del 60° carnevale di Manfredonia, un piccolo gruppo, quest'anno ci ripresentiamo di nuovo. C'è una bella partecipazione degli alunni, il nostro tema, noi ci siamo inseriti nella natura. Ah, quindi il tema è la natura. La natura. Ha detto una grossa partecipazione, riusciamo anche a tirare dei numeri? Come scuola media è abbastanza alto, per noi 120 partecipanti. 120, tanti. Quindi Vincenzo... Questo è il vestito che ha sfilato alla 60°, quindi l'anno scorso. Ecco, infatti, no, prima di quelli, va bene. Sì, ok, allora, se gentilmente, scusa Dominique, sì. Se gli altri insegnanti presenti in piazza, se gentilmente salite sul palco, in modo tale che non andiamo... Abbiamo un altro insegnante qui, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera, sono il professore Michele Rinaldi dell'ITE Toniolo Manfredonia. Anche quest'anno noi ci siamo. Quindi c'è anche il Toniolo! E vai! C'era una piccola... Numerosissimi anche voi? Anche noi circa 120. 120, il tema? Tema avventura quest'anno. Avventura, natura. E vediamo un po' se riusciamo a tirare in ballo qualche altro professore. Se ci sta qualche altro professore qualche giù. Qualche altro professore c'è o non c'è? Ci sono. Perché se qua... c'è, si è nascosto. Noi non vediamo nulla, abbiamo questi spot puntati in faccia, non vediamo, quindi... Vabbè. Comunque, giustamente sono qui, volevo solo rubare un po' il nome a questi ragazzi nel frattempo che temporeggiamo. Ah. Voi non siete Mirko. Docenti, voi siete i gruppi. Cosa? Mirko, Mia, Antonella, Carolina. Siete carichi per questa 61esima edizione? Sicuro? Avete la vodka sempre a portata di mano? Prego. Questi ragazzi hanno bisogno di energia pura. Abbiamo altri. Buonasera, possiamo fare anche qualche passo avanti così non diamo le spalle al pubblico. Venite qua. Vincenzo, con chi abbiamo il piacere parlare? Guarda, a te lasciamo i ragazzi, a me, da questa parte le ragazze. Un attimo solo, Vincenzo. Vai. Allora abbiamo Francesco, uno alla volta, cioè non è che. Francesco della parrocchia San Michele con Michele. Quindi voi due fate parte della parrocchia San Michele, che è un gruppo fuori concorso? Esattamente. Cosa il tema? Cosa rappresentate? Zepep alla festa Madonna. Quindi Zepep alla festa Madonna, sarà un tema proprio di allegria. E riuscite a tirare anche un po' il numero di quanti partecipanti?
adesso siamo ancora un po', stiamo un po' vedendo più o meno. Comunque sì, dai, come numero ci siamo. Per il momento siamo sulla sessantina. Ok, quindi ma ci siamo, ci sono siamo. Sempre aperte le iscrizioni, giusto? Quindi sì, sì, sì. Lanciamo anche questo fino messaggio. Fino al 20 febbraio è possibile aggiungere elementi, puzzle ai vari gruppi in modo tale da raggiungere i 120 quindi, esponenti. Sì, nel sì, caso sì. Qualche amico voglia partecipare nel vostro gruppo può venire lì da San Michele, giusto? Parrocchia okay. San Michele e può aggregarsi a loro. Allora, poi qui andiamo un po', hai qualcun altro? Sì, 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 qui al mio fianco, se fate più avanti perché sennò io cado, non posso muovermi, abbiamo invece le rappresentanti del liceo scientifico e del liceo classico. Bene, diteci un attimino, sono scientifico? Scientifico. È classico, siete uniti. Se ci dite un attimino il tema che avete intenzione di rappresentare. Noi abbiamo scelto l'avventura e abbiamo scelto di collegarci all'avventura tramite la magia. Infatti il titolo del nostro tema sarà Magica Domus, perché vogliamo fare forza sulla magia che abbiamo già nel nostro territorio attraverso il paesaggio bellissimo che abbiamo e che dobbiamo sfruttare anche attraverso il turismo. Bene, bene, dite velocemente i vostri nomi. Teresa. Federico. Noemi. Michele. Sì, se okay. Gentilmente Vincenzo può ripetere il nome. Chi? Del gruppo. Il gruppo? Magica Domus. Dai, con più grinta, come? Magica Domus! Bene, grazie mille, potete iniziare a scendere con calma perché con questi coriandoli rischiate di fare una figuraccia. E dopo. Hanno bisogno di tanta carica.